La foto dei responsabili provinciali dei sindacati della funzione pubblica dietro la scrivania del commissario Antonio Postiglione è emblematica della voglia di lottare ad oltranza per vedere riconosciuti i diritti delle centinaia di dipendenti dell'ASL Salerno. Quello immortalato è stato l'ultimo atto di una mattinata infuocata. Che l'assemblea di ieri si trasformasse in occupazione della direzione generale di Via Nizza a Salerno era infatti nell'aria. I rappresentanti del comparto sanità, che la scorsa settimana hanno girato i plessi della provincia per una serie di assemblee, lo avevano ampiamente annunciato e non solo paventato. Ora dunque si fa sul serio. I componenti della rappresentanza sindacale unitaria aziendale non lasceranno il loro presidio di protesta finché da Napoli non arriveranno rassicurazioni. Non sono bastate le parole dello stesso Postiglione. I sindacalisti chiedono il rispetto dell'accordo sottoscritto in sede decentrata lo scorso 3 agosto con l'ex direttore generale Antonio Squillante, ovvero avanzamenti di carriera, scatti di stipendio, indennità per i caposala, nuove assunzioni e la stabilizzazione dei precari. Sul tavolo ci sono 3.800.000 euro che dovrebbero finire, secondo i sindacati, legittimamente nelle tasche dei lavoratori. Ma Postiglione ha spiegato che l'accordo di Squillante non è in linea con le disposizioni commissariali della Regione. Ci vuole un commissario ad acta nominato dal Consiglio dei Ministri per modificare il decreto. Per i sindacalisti invece non è così. De Luca può toccare quei fondi visto che il decreto è scaduto. Il prossimo passo sarà il faccia a faccia tra le parti. C'è un invito in Regione, nella stanza del subcommissario 5, ma i rappresentanti del personale sanitario dell'ASL Salerno chiedono che l'incontro si svolga in Via Nizza. Non si intende cedere nemmeno un millimetro.